incontro fratello Gerardo dei Camigliani di Cireale e a lui chiedo com'è un po' la situazione, voi che avete, come dire, un osservatorio sulla povertà, sulla necessità. Buonasera. Dunque, la mensa San Camillo, il centro di Acireale, è abbastanza conosciuto qui in zona. La situazione attuale è di massima povertà. Da noi affluiscono circa dai 40 ai 50 bisognosi, 50 persone che hanno bisogno di un piatto caldo al giorno. Di contorno poi abbiamo circa 100 famiglie che non frequentano la mensa ma hanno bisogno di un sostegno, hanno bisogno di materia prima, hanno bisogno di alimenti, hanno bisogno un po' di tutto. Non stiamo parlando di extracomunitari? Purtroppo no, stiamo parlando di italiani, stiamo parlando di accesi, stiamo parlando di cittadini della vostra e della nostra città, che adesso sento mia, anche se sono pugliese, ma il Signore, i superiori mi hanno chiamato a questo servizio in questa città che comincio a sentire mio. Senta Gerardo, ma essenzialmente adesso riuscite a far fronte a tutto questo bisogno? Allora, i bisogni aumentano, le necessità aumentano, ma la materia prima diminuisce sempre di più, per cui cerchiamo giorno dopo giorno, affidandoci alla provvidenza, affidandoci alla generosità dei cittadini, cerchiamo di affrontare, ma è difficile. Siamo in un momento, diciamo, di grande difficoltà. Un momento di crisi, un momento di difficoltà un po' per tutti. Proprio per questo le chiedo, ma vuole rivolgere un appello a tanti agesi bravi, per bene, gentili, che spesso si sono spesi per la solidarietà? Sì, io ho trovato veramente una realtà di gente generosissima. Però per questo momento di crisi magari la generosità diminuisce, però l'appello è quello che faccio un po', è pochissimo, un piccolo contributo, non chiedo soldi, chiedo materia prima, chiedo un po' di pasta, un po' di latte, olio e quant'altro per poter affrontare la situazione. C'è la prima volta? Siamo qui a Genoardi, quindi... È la prima volta che voi fate un appello di questo genere, significa che siete in una situazione proprio che c'è necessità urgente? C'è necessità urgente, non vi nascondo che lavoriamo molto in sintonia con la Chiesa locale, il nostro arcivescovo Antonino Raspanti ci sostiene molto, lavoriamo in sintonia con la Chiesa locale, però... I cittadini adesso debbono dare un segnale. Sì, io dico che l'unione fa la forza, non lo dico io, l'hanno sempre detto, e se ci uniamo, se un piccolo contributo, ogni piccola goccia può far diventare un oceano. Bene, di generosità. Vedremo di organizzare un bel evento da voi e far confluire un po' di gente per fare una bella serata, un bel pomeriggio da spendere insieme. Perfetto.